Mister, primo impegno ufficiale, prima vittoria, anche se è arrivata ai calci di rigore, è una partita difficile, i carichi di lavoro si fanno sentire, i meccanismi magari devono essere ancora oleati. No, no, i meccanismi purtroppo c'erano, ma c'è stata una disattenzione che è colpa mia, perché comunque io voglio questo, lo pretendo e ci può stare che devi cambiare in corso magari quello che ha preparato tutta la partita. Il calcio è questo. E la loro bravura è stata di adattarsi subito alla prima partita di ufficiale, nonostante i carichi ci sono, hanno messo subito fame e voglia di portare il risultato a casa. L'espulsione nel primo tempo ha cambiato giustamente un po' il piano tattico, il piano partita che aveva disegnato, aveva immaginato nella testa, poi anche i carichi di lavoro hanno appesantito il lavoro. No, beh, non male, giochi uno in meno, una squadra che comunque è ben messa in campo, ben allenata, è normale che puoi fare un po' fatica, però non ricordo comunque tiri in porta di aver subito, di essere stato mai a rischio di prendere gol. È stata una partita, secondo me, per come è finita, era il risultato più giusto da fare. A noi un pochino ci poteva andare bene, perché giocando per più di 60 minuti uno in meno alla prima ufficiale, veramente faccio complimenti ai ragazzi per il cuore che hanno messo, perché ho chiesto nell'intervallo cuore e me l'hanno dato tutto. Un'ultima domanda, Langri è stata inserita nel girone G, un suo giudizio sul girone raggruppamento che si troverà Langri a percorrere nel campionato di Serie D? No, ne capisco poco di gironi, sinceramente, guardo a me stesso e guardo a noi. Quindi che sia questo, che era un altro, per me non cambiava nulla. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, quello di portare quanto più punti a casa per continuare a cavalcare l'entusiasmo che c'è ad Angri, perché sono veramente onorato e felice di poter allenare una squadra in una città che vive di calcio. E per me questo è emozione, perché sono 20 anni ormai che lo vivo e non potevo chiedere altro.